Gli umani amano le storie. Dar loro un volto con il quale connettersi e far vivere delle esperienze è la chiave per un risultato emozionale. Ecco perché è importante che all'interno dei nostri video venga aggiunto quello che è il fattore di human touch. Sia che andremo a lavorare con delle persone sconosciute, che con degli attori professionisti o delle comparse, ecco alcune strategie da seguire per far sì che il nostro contenuto possa avere un fattore emozionale. Tutti quanti noi ci siamo trovati a lavorare con attori non professionisti. Durante i nostri viaggi tante volte ci è capitato di incontrare delle persone che volevamo filmare perché quello che facevano ci sembrava interessante, ma che poi è stato difficile riuscire a filmare. Una cosa che tanti filmmaker fanno è cercano di filmare le persone di nascosto, senza farsi notare, perché sanno molto bene che nel momento che una persona che non fa l'attore di mestiere sa di essere di fronte a una telecamera, cambia completamente l'atteggiamento. Perde quella naturalezza, quel feeling che invece vorremmo catturare con i nostri video e con le nostre immagini. A differenza di un attore professionista che ha la capacità di entrare in un determinato ruolo, un attore non professionista esprime ciò che in quel momento sta sentendo. Le persone in quel momento possono essere felici, possono essere tristi, possono avere una miriade di sensazioni diverse. È compito del regista riuscire a cogliere queste determinate emozioni e amplificarle attraverso il potere delle immagini. I registi che si occupano di documentari e che spesso si trovano a dover lavorare con persone che non sono attori sanno che non devono mai cercare di convincere le persone che stanno filmando in quel momento a recitare un determinato ruolo. Piuttosto, cercare di lasciare gli attori di svolgere il loro compito liberi è il modo migliore per ottenere il risultato naturale. Cercate quindi di creare una situazione, una sinergia con loro per far sì che stiano veramente provando quella determinata emozione. Se volete che una coppia di attori sia in quel momento felice, fateli divertire, fateli giocare, fateli scherzare. Sono quelle piccole espressioni autentiche che daranno poi valore alle immagini che state catturando. Ipotizziamo di essere in un posto remoto, all'interno di un villaggio, e abbiamo scovato questo artigiano intento al suo lavoro. Ci piace molto quello che sta facendo e lo vorremmo includere all'interno del nostro video. In questo caso dovete ragionare per scenari, non seguendo un copione. Chiedete a quella persona di svolgere quello che fa tutti i giorni nel modo più naturale possibile. Non chiedete a lui di fare qualcosa di differente, semplicemente filmatelo. L'unica cosa che dovete chiedere a quella persona è di ripetere l'azione che sta facendo più volte. Nel momento che quella persona ripeterà l'azione, voi provvederete a filmare diversi angoli di ripresa. Partite da un campo largo per far vedere il villaggio o il posto dove quella persona sta lavorando, avvicinatevi e a quel punto fate capire qualcosa di più del lavoro che sta facendo e infine soffermatevi sul suo volto, sulle sue espressioni, cercate di cogliere dei momenti o delle sfaccettature del suo volto che vi facciano capire che cosa sta provando in quel momento. Ogni volta che deciderete di cambiare inquadratura o di ripetere la stessa scena, rassicuratevi sul fatto che non hanno sbagliato nulla, ma siete voi che avete necessità di cogliere la stessa situazione da più punti di vista. Quando avrete finito di girare la vostra scena, mostrate loro alcune immagini. Fateli sentire orgogliosi di quello che hanno fatto insieme a voi e soprattutto lasciate loro il vostro contatto. Una volta che il video sarà pronto, loro saranno i vostri primi supporters e condivideranno sicuramente il video con amici, parenti e aiuteranno a diffonderlo. Se siamo fortunati, avremo l'opportunità di poter lavorare con gli attori professionisti. In quel caso, parte del lavoro viene già da sé, loro sanno già che cosa devo fare. Una volta che il regista gli ha dato le giuste indicazioni, il resto verrà da sé. La verità è ben differente. Pochi attori sono capaci veramente di entrare nel loro ruolo e svolgere qualcosa che risulti assolutamente autentico di fronte a una camera. Nelle produzioni più piccole, dove è il filmmaker che si occupa della regia, delle luci e anche di maneggiare la macchina o svolgere determinati movimenti con la gimbal, molto spesso gli attori non vengono guidati nel modo giusto. Semplicemente siamo troppo intenti nel seguire quello che è il nostro equipaggiamento e non ci accorgiamo di quelle piccole sfaccettature o quei comportamenti degli attori che possono risultare poi una volta che riguardiamo il footage poco autentici o semplicemente non trasmettono nessuna emozione. Prima di iniziare a girare è importante quindi che gli attori sappiano esattamente quello che devono fare. E in questo caso quindi è il regista che, prima di prendere la camera in mano, deve svolgere con loro una serie di take di prova in modo da dare le giuste indicazioni e la giusta direzione creativa allo svolgimento della scena. E qui sorge un altro problema comune.
In tante produzioni di questo tipo, gli attori non devono svolgere un determinato copione, né devono interpretare dei dialoghi, devono semplicemente svolgere delle determinate azioni. E tanti registi cominciano a dare indicazioni, che molto spesso sono poco precise, come ad esempio «cerca di essere più naturale», oppure «fammi vedere che in questo momento ti stai divertendo». Tutta una serie di indicazioni che di fatto non dicono nulla e creano soltanto più confusione con gli attori. Il problema è che è molto difficile dare un'indicazione creativa che sia funzionale nel momento in cui non sappiamo qual è la causa che rende una scena poco buona. Il regista deve capire a monte come far funzionare la performance, come rendere questa performance autentica, verosimile e soprattutto interessante. Per poter far sì che un attore possa sprigionare un'energia, un qualcosa che sembri autentica, il tuo lavoro di regista è di impostare la scena con gli attori dando loro un obiettivo. Ad esempio, se noi posizionassimo questa chiave dentro un cassetto e dicessimo all'attore «fai finta di cercare questa chiave», la scena risulterebbe poco autentica. Ma se noi nascondessimo veramente questa chiave in uno dei cassetti e poi chiedessimo all'attore e gli dicessimo «trova la chiave che è nascosta a questi cassetti», allora in questo caso andremo a catturare una performance autentica. Usiamo l'analogia dello scalatore. Nella salita c'è un obiettivo molto semplice e concreto, ovvero il raggiungimento della vetta. L'impegno psicologico, lo sforzo e l'energia che lo scalatore impiega per poter raggiungere la vetta è qualcosa di estremamente avvincente e spontaneo. E questa è una grande performance. Il personaggio in questo caso è motivato e sta pensando solo al raggiungimento del suo scopo. Ma cosa fare qualora un attore non riuscisse nel suo intento? In questo caso dobbiamo suscitare in lui una reazione. Stiamo girando una scena in hotel e questa coppia sta trascorrendo un momento felice insieme. A meno che non ci sia un copione o qualcosa che sia stato stabilito al monte, le azioni che svolgono gli attori sul set sono molto spesso mediocri, noiose o semplicemente basate sugli cliché. In questo caso, nella scena del ristorante, la prima cosa che una coppia farebbe è il cin cin con il bicchiere. Il cin cin col bicchiere è probabilmente una delle scene più comuni e più utilizzate nella storia della produzione video. Non cerchiamo a tutti i costi di far sì che un attore svolga quella determinata azione, piuttosto suscitiamo quell'azione in modo autentico facendolo per esempio toccare dall'altro attore e vediamo di cogliere quella che è la reazione vera e autentica. Un errore comune di tanti registi è appunto dare indicazioni agli attori mentre sono uno di fronte all'altro. Immaginiamo questa situazione invece come un ring dove ci sono i due pugili. Il momento che il coach parla con il suo pugile, non parla di fronte all'altro. Tutte le indicazioni che dobbiamo dare all'attore devono essere completamente sconosciute per quell'altro. In questo modo, nel momento che i due attori eseguiranno la loro performance sul set, nessuno saprà quali saranno le intenzioni dell'altro. Se entrambi gli attori sanno esattamente qual è l'azione e la reazione che devono svolgere, questo toglierà completamente la spontaneità della scena. Tutto risulterà finto. Fate vivere delle esperienze autentiche ai vostri attori. Lasciate che loro possano conoscere il set. Se state girando un video su una destinazione usando degli attori, fateli divertire, fategli vivere veramente l'esperienza di viaggio in quel momento e raccogliete e catturate quelle espressioni che loro avranno nel momento che sperimenteranno delle nuove location o per esempio del cibo fantastico o tutto quello che può riguardare quell'esperienza di viaggio. Il vostro contenuto sarà molto più autentico e sicuramente convincente. Provate a simulare delle scene in cui date delle direzioni a vostri amici o conoscenti. Questo vi aiuterà ad assimilare e capire come il cervello umano reagisce nel momento che riceve determinati input. E questo poi vi aiuterà anche a sviluppare quelle che sono quelle capacità di regia che vi serviranno nel momento in cui dovete sviluppare una produzione vera e propria. Questo è soltanto uno dei capitoli che sto affrontando all'interno del mio corso di filmmaking. Andremo a capire e imparare come creare uno script, come trovare l'idea giusta per il proprio film, quali sono i temi che dobbiamo affrontare per creare una storia che sia interessante per il vostro pubblico e tanto altro. Vi invito a scoprire il mio nuovo corso andando a cliccare sul link qui in basso. All'interno del sito dedicato troverete anche degli altri corsi, tra cui uno sulla post-produzione. E qualora aveste dubbi o domande, non esitate a lasciare un commento e scrivere qua sotto che cosa ne pensate. Vi aspetto!